Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci troviamo su Genshin Impact perché è uscito finalmente il preview, se vogliamo dire così, quindi le anticipazioni che stavamo aspettando per poter parlare finalmente di Xiao. Un personaggio che ha fatto parlare di sé, nel bene e nel male. C'è chi parlava di un nerf, c'è chi parlava di un personaggio che comunque avrebbe pullato a prescindere. Quindi diciamo che fondamentalmente abbiamo avuto modo di poterne parlare e discutere in maniera abbastanza superficiale. Adesso finalmente abbiamo la possibilità di poter vedere le sue skill, vedere un attimo come funziona effettivamente il personaggio di Xiao e avere un quadro più chiaro della situazione e tirare già le prime somme. Iniziamo col dire che Xiao viene presentato con il fatto di essere un'unità estremamente mobile, quindi avere la possibilità di poter occupare una grande area all'interno della zona di combattimento fondamentalmente. Un Burst Damage Dealer che sacrifica i suoi HP per ottenere del danno incrementato. È una potenza del salto che comunque gli verrà concessa per un breve periodo di tempo. Quindi è un personaggio che fondamentalmente farà danni grazie alla sua burst, quindi dobbiamo vedere effettivamente come riuscire a concentrare il potere della burst in un personaggio del genere. Un personaggio che tra l'altro sacrifica anche i propri HP per infliggere più danni, quindi un personaggio che deve saper essere gestito, un personaggio che deve avere comunque un team building messo alle sue spalle sufficientemente forte, oserei dire, dal punto di vista comunque del supporto, proprio per permettergli di poter ricaricare o comunque riprendere fondamentalmente energia per poi successivamente ricominciare a fare danno e quindi imporsi sul campo di battaglia. Il fatto di essere potenziato dal punto di vista dei salti ovviamente ti fa presagire già il fatto che lui sfrutterà tantissimo gli attacchi in picchiata. Abbiamo avuto Ganyu fino a questo momento che ha sfruttato tantissimo gli attacchi caricati, che erano una meccanica che a mio avviso tuttora negli arcieri è abbastanza noiosa per quanto riguarda il fatto di dover mirare, caricare e poi successivamente sparare. Ovviamente questo è soltanto un mio pensiero personale, non intendo dire che Ganyu è scarsa, anzi, tutt'altro, ci ha dimostrato che con i suoi numeri può veramente fare tanta tanta roba, mentre invece la meccanica di mira a mio avviso risulta ancora un po' macchinosa. Ci vorrebbe forse un qualcosa che la possa rendere un po' più fluida, un po' più un po' più naturale, mettiamola così. Cosa diversa per quanto riguarda l'attacco in picchiata è un qualcosa che fondamentalmente tutti utilizziamo, sia quando cadiamo dai monti e siamo senza stamina e quindi per evitare di subire la morte del personaggio facciamo l'attacco in picchiata e subiamo meno danni, o comunque in generale quando si può sfruttare l'attacco in picchiata, almeno io personalmente parlando, lo sfrutto sempre. Quindi avere la capacità con un personaggio come Xiao di avere un attacco in picchiata praticamente costante che viene successivamente convertito anche in danno aumentato a discapito degli HP potrebbe essere una buona strategia, semplicemente per il fatto che saltando e facendo gli attacchi in picchiata in continuazione siamo meno tangibili, quindi l'avversario non avrà modo di poterci colpire in nessun modo, e questo già volge a favore appunto di un gameplay un po' più frenetico da parte di Xiao. La sua arma sarà la lancia, quindi polearm, quindi anche lui avrà a disposizione la lancia, la costellazione, vision anemo, quindi sarà un personaggio di tipo anemo. Particolare la scelta di mettere un DPS di queste dimensioni anemo, soprattutto per delle cose che vedremo più in là. E poi invece l'affiliazione ovviamente agli adepti di Liyue. Scendiamo sotto, andiamo a vedere i talenti come appunto vengono catalogati. Abbiamo il primo talento, che sarebbe l'attacco normale, ovvero Whirlwind Thrust,
dove abbiamo praticamente un attacco normale che viene scaglionato in 6 rapidi attacchi, come potete vedere dalla prima parte, ecco questa parte della GIF, che sembrano anche essere molto fluidi e molto rapidi già a primo impatto, e questo è una cosa positivissima. Avere attacchi rapidi, avere attacchi fluidi ci consente comunque di essere veloci, ci consente di fare molti più danni rispetto magari a un DPS che si basa sulla spada a due mani, dato che comunque la spada a due mani tendenzialmente è più lenta rispetto agli attacchi di spade e lance. C'è da dire che poi bisognerebbe calcolare la montata del danno in, diciamo, in un minuto o comunque in un tot secondi, ma le animazioni molto rapide a me per esempio piacciono tantissimo, e anche per questo che ho preferito buildare il mio Zhongli come un main DPS e non come un supporto elementale, come penso la maggior parte delle persone abbiano deciso di costruirselo. L'attacco caricato invece consuma della stamina per effettuare una sorta di uppercut, quindi una sorta di come dire, montante, oserei dire, verso l'alto con la sua lancia. Infatti, come potete vedere da questa parte della clip, vedete, praticamente effettua un affondo iniziale e poi successivamente alza di botto la lancia per colpire possibilmente anche più nemici alla volta. L'attacco caricato rispetto a quello che per esempio utilizza Zhongli non mi fa impazzire, visto così, diciamo dalla prima apparenza, mettiamola così, però bisogna anche vedere effettivamente come si riesce a sfruttare questo attacco caricato, perché colpendo comunque più avversari e magari allontanandoli o facendoli alzare in aria, proprio per la questione dell'uppercut, potrebbe rivelarsi invece un attacco molto interessante, soprattutto quando andiamo a scontrarci con delle mobbate, soprattutto durante la World Map Exploration, quindi durante l'esplorazione della mappa in generale, abbiamo la possibilità comunque di tenere a bada più nemici contemporaneamente, per cui devo dire può rilevarsi in futuro interessante. Andiamo ancora avanti per guardare il secondo talento, ovvero il Lemnisadic Wind Cycling, dove praticamente abbiamo la possibilità di effettuare un dash, quindi uno scatto ad alta velocità che effettua danno anemo ai nemici che si troveranno praticamente di fronte al percorso che affronteremo con questo scatto. Può essere utilizzato anche in aria, e inizierà, cioè diciamo verrà caricato inizialmente con due cariche, quindi potremo sfruttarlo praticamente due volte inizialmente, quindi vuol dire che forse con le costellazioni potrebbe aumentare il numero di questi dash, non lo sappiamo, almeno io per il momento non lo so. Interessante il fatto di avere già specificato il fatto di effettuare danno anemo, quindi iniziamo a capire un attimo come poter costruire questo personaggio, iniziamo un attimo anche a valutarne pro, contro e soprattutto cercare di fare un quadro chiaro della situazione, perché il fatto che comunque abbiamo la possibilità di fare danno anemo già a me mi suggerisce diverse cose. Il bello è vedere anche il fatto che comunque si ricevano delle orb qualora si colpisse l'avversario. Bisognerà vedere se queste orb che si producono saranno saranno un tot in base ai nemici che si colpiscono e se saranno limitate, quindi saranno comunque un numero limitato, o se addirittura colpendo più nemici avremo la possibilità di ottenere più sfere. Questa è una cosa molto importante, soprattutto per il fatto che abbiamo un personaggio che deve tecnicamente fare danno con la sua burst, la ricarica della sua energia, quindi teoricamente la sua energy recharge, deve essere comunque molto molto valida e soprattutto dovrebbe in un qualche modo avere un numero abbastanza consistente. L'attacco di per sé mi piace come animazione perché è un'animazione rapida che ti consente anche di schivare. Perché se ci fate caso in generale, questo è un attacco che, come potete vedere, si performa in orizzontale. E in orizzontale ti permette di schivare
fondamentalmente. Quindi non è affatto male, non è veramente affatto male. Ricarica le orb, quindi dovrebbe in un qualche modo aiutare il building del personaggio, e quindi vedremo effettivamente cosa si potrà fare all'interno del gioco. Il fatto che parta con due cariche è ottimo, perché può permetterti anche di, a parte viaggiare rapidamente all'interno della mappa, ma ti consente anche magari di poter schivare un doppio attacco che qualsiasi nemico possa effettivamente farti. Quindi, non lo so, interessante, mettiamola così, direi abbastanza interessante. Scendiamo invece poi al piatto forte. Il piatto forte è la Burst, ovvero Bane of All Evil, dove abbiamo la possibilità di indossare la maschera e trasformarci in un demone. Tecnicamente la trasformazione letterale, appunto, del demone, come si vede anche dal video che abbiamo potuto vedere come trailer, no? Durante la presentazione degli eventi della versione 1.3. Yaska Mask, che sarà appunto la nostra burst, quindi la nostra finishing burst, ci permette di ottenere diversi effetti, che sono: aumenta incredibilmente la capacità di salto da parte di Xiao, incrementa il danno AOE e soprattutto aumenta il danno che effettuiamo tramite attacchi AOE. L'attacco di Xiao, o per meglio dire il danno effettuato dall'attacco di Xiao, è convertito totalmente in anemo damage. Quindi effettueremo danni di tipo anemo, come potete vedere anche dalle immagini, dove i numeri adesso sono evidenziati con il verde acqua e non più con il bianco che identifica il danno fisico, che non possono essere sovrascritti da nessun'altra infusione elementale. Questa è una notizia importantissima, perché ci consente di escludere un set Vili Discent completo. Almeno per quello che posso interpretare io, esclude la possibilità di buildare Xiao con un full set Vili Discent. E quindi, se dovessimo già iniziare a parlare di un'ipotetica build che io personalmente utilizzerei su uno Xiao, potrebbe essere tranquillamente o doppio anemo e doppio gladiator per aumentare il più possibile l'attacco e quindi di conseguenza effettuare più danni in generale, quindi sia con gli attacchi normali sia con la burst e sia anche con l'attacco caricato, ma addirittura mi sta venendo in mente anche un doppio Viridescent e un doppio Noblesse. Se si vuole utilizzare Xiao come personaggio burst damage dealer, quindi con la capacità di poter effettuare grandi danni tramite la sua burst e ricaricare la sua burst e fare danni, personalmente parlando, le caratteristiche che andrei a cercare sarebbero senza ombra di dubbio l'anemo damage, il burst damage e successivamente l'energy recharge, tecnicamente parlando. Bisognerà vedere anche tante altre piccolezze, per esempio quale sarà la statistica che prenderà tramite l'ascensione, quale sarà la caratteristica fondamentale che aumenterà man mano che aumenterà anche il personaggio, e vedere di tirare un pochettino le somme. Per quanto riguarda le armi, vabbè, ovviamente la Primordial Jade penso sia la più performante per lui, ma ci sono comunque altre lance che possono fare al caso nostro. La Deathmatch del Battle Pass, per esempio, mi sembra essere una valida alternativa. Io fortunatamente ho entrambe, anche perché il mio Zhongli al momento utilizza appunto la Primordial Jade, quindi tecnicamente potrei dare la Primordial Jade a Xiao qualora lo dovessi trovare e a Zhongli switchare la Deathmatch, o fare al contrario. Ma vedremo, queste saranno decisioni che prenderò poi sul momento. Cosa da dover dire anche di Xiao è che in questo stato Xiao continuerà a perdere HP in maniera costante, quindi abbiamo la capacità di Xiao di perdere HP in maniera costante. Questa potrebbe essere una cosa da un lato interessante, perché ci consentirebbe di avere un personaggio estremamente forte ed estremamente debole nello stesso momento, ma che, come vi ho detto prima, con la capacità di aumentare i salti e quindi avere la capacità di essere poco tangibile e quindi sfuggevole ai nostri avversari, tecnicamente dovremmo riuscire a sopravvivere il più a lungo possibile.
E la cosa che tra l'altro mi ha fatto un attimo pensare e che mi ha particolarmente colpito è il fatto che questo effetto, quindi l'effetto di questa skill, finisce quando Shao lascia il campo. Quindi vuol dire che tecnicamente Shao, nel momento in cui mette la maschera, la può tenere tutto il tempo, perché se così fosse, mamma mia, potrebbe veramente essere una cosa particolare e soprattutto potente dal punto di vista in generale del personaggio. Cioè avere la possibilità di essere permanentemente sotto burst e permanentemente fare questo tipo di danni potrebbe essere interessante. Certo, è vero che comunque continueremo a perdere HP e quindi di conseguenza gireremo con uno Xiao con un solo HP praticamente durante tutto il percorso che possiamo effettuare sulla mappa. Però fino a quando effettivamente ci sentiamo sicuri di poter utilizzare Xiao e di poterlo utilizzare all'interno comunque di una rotazione ben definita, secondo me potrebbe essere abbastanza figa come cosa. La cosa importante è accumulare il più velocemente possibile le orb in questo caso. Ci sono tanti modi per poter accumulare le orb, come potete vedere anche dai suoi attacchi, soprattutto dagli attacchi in picchiata. Fortunatamente lui, a differenza comunque anche di un Zhongli, che comunque accumula molte meno orb rispetto a Shao, già è un passo avanti, soprattutto per il fatto che lui giustamente considera la burst come suo elemento principale, quindi assolutamente tanta roba. Detto ciò, il mio almeno consiglio, la mia valutazione fondamentalmente di questo personaggio è che possa veramente essere molto molto forte, soprattutto per coloro a cui piace in un qualche modo picchiare come dei fabbri. Un pochettino a me piace questo stile di gioco, però dal lato difensivo, ormai utilizzando comunque Zhongli come main, devo dire che anche la meccanica degli scudi e della protezione in generale non mi dispiace. Quindi sono abbastanza indeciso su questo personaggio, se devo essere onesto, però diciamo che le sue skill, anche la sua fluidità per quanto riguarda i suoi movimenti e per quanto riguarda i suoi attacchi, mi ha letteralmente incuriosito. Vedrò effettivamente di provarlo per bene durante le test run che ci verranno messe a disposizione all'interno del gioco e poi effettivamente tirerò le somme. A primo impatto, la build fondamentalmente che consiglierei in generale per sfruttare Shao nella maniera più forse performante possibile è ovviamente un doppio gladiator e un doppio viridescent con la coppa in anemo damage, tecnicamente. È la cosa che penso tutti quanti, o comunque la maggior parte dei giocatori, abbia effettivamente pensato una volta vista questa sua elemental burst, perché fondamentalmente è una burst di tipo elementale. Il fatto che non possiamo sfruttare lo swirl e quindi di conseguenza non possiamo dare una debolezza elementale infondendo il nostro anemo con un altro elemento già ti fa presagire il fatto di non poter assolutamente giocare un full set viridescent. Quindi questa già è una buona notizia, perché ti bastano due pezzi anemo come Dio comanda e poi successivamente lo sfrutti facendo dei danni che sicuramente ti faranno in un qualche modo eccitare, mettiamola così, no? Quindi questo è il mio pensiero in questo momento per quanto riguarda Shao. Sicuramente mi farebbe piacere poterne parlare anche con altre persone, magari qui sotto nei commenti, magari avere una valutazione anche di altre persone che vogliono effettivamente esprimere il loro pensiero, se magari sono in accordo, in disaccordo, cercare magari di farmi vedere qualcosa che fondamentalmente mi sia sfuggita, oppure addirittura parlarne sul mio canale Viola quando effettivamente sarò in live per provare o comunque per pullare effettivamente questo personaggio. Detto questo, spero di non essermi dilungato troppo. So che i miei video ovviamente sono un mattone per la maggior parte della community e per la maggior parte delle persone, ma a me piace discutere e piace comunque dire tutto quello che penso e fare un video un po' più lungo ma dettagliato e spiegato soprattutto bene.
Detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video, spero che vi possa essere piaciuto e fatemi sapere anche se vi interessano delle discussioni in questa maniera e poi noi come sempre ci rivedremo con un prossimo video o con una prossima live. Bye bye!